Eccoci, eccoci, eccoci! Tensione! Tensione, che si è: un mezzo colpo c'è, cioè è venuto, però purtroppo non è andata così e eh, ci sono delle sorprese, ragazzi. Buongiorno, buon sabato, e buon weekend. Anche da parte mia, dopo che questa mattina abbiamo dato il buongiorno con Filippo di stile Milan. Se non avete ancora visto, potete andare a vedere il suo video, sempre molto apprezzato. Iscrivetevi qui, mi raccomando, attivate la campanella, lasciate un bel like. Giornata di partita, sapete, ogni like è un bel forza Milan. Spero di contarne almeno 3.000. Dai, 3.000. Con tensione, parto da questo punto: tensione, tensione. Sperando si possa trasformare poi in campo, non da parte mia, ma dei giocatori in energia positiva. Tensione perché la gara di oggi è di un'importanza straordinaria. Oggi, considerando gli avversari, eh, i nostri avversari che si affrontano a vicenda, sarebbe importantissimo portare a casa tre punti. Dovessimo mai portare a casa tre punti non mi tiene più nessuno, ve lo dico nei prossimi video. Se non dovesse essere così, sicuramente non saremmo felici, ma non ci sarebbe neanche da disperarsi, come ha giustamente ricordato Filippo. Domani ci sono le partite tra eh, Roma e Napoli e tra Inter e Juventus. Capite quanto tre punti oggi avrebbero una importanza oltre i tre punti stessi per la classifica, anche per il perché andiamo ancora oggi con eh, tanti assenti? 9 assenti, caspita, 9 sono tantissimi. E quindi se vinciamo oggi, ragazzi, io eh, stasera nel video, domani al le Pagelle, ve lo dico, non, perdete, non perdetevelo, altrimenti non perdetevelo comunque, ma ragioniamo insieme con eh, obiettività. Ragazzi, eh, c'è stato una, una mezzo, un mezzo colpo, purtroppo, però poi, eh, poi andiamo sulle sorprese, purtroppo poi mh, corretto perché intorno alle 10 sono usciti i convocati dal sito ufficiale del Milan e nella lista abbiamo letto il nome di che sì, e non c'era Bakayoko Poi abbiamo chiesto e in realtà è stato un errore di che pubblicato convocati sul sito, tanto che poco dopo sono stati corretti, eh, ci sembrava strano, però leggi i nomi di che si sul sito ufficiale del Milan, in realtà no, che si non c'è, c'è Baccaioco, quindi no sorprese rispetto alla vigilia da questo punto di vista. C'è Mirante per la prima volta con Jungdal e Tatarusano e ogni giorno è un giorno in meno rispetto al rientro di Magic, Mike e al il quale eh, mandiamo un grande abbraccio. E ragazzi bisogna non disperarsi per le assenze. Io voglio avere questo approccio per, perché pensate ad esempio prima della gara col Verona abbiamo avuto tutti un po' di, di scorie negative no? rispetto a quella che è stata l'incredibile sequenza di forfè. Poi però abbiamo vinto, quindi sono state scorie negative eh, inutili inutili perché non si poteva cambiare nulla, inutili perché poi abbiamo vinto. In questo senso dico, siamo il Milan se quelli che scendono in campo oggi fanno tutti il loro dovere, la partita si vince. Se non tutti fanno il loro dovere o il Bologna è più bravo, la partita non si vince chiaramente, però abbiamo comunque gli elementi per provare a portare a casa questa partita che, ripeto, lo ripeto, è di un'importanza straordinaria. Per come ci arriviamo per l'emergenza e perché se vinci guadagni punti almeno su due rivali e almeno su una tra Juve e Inter che è distante eh, che sono già distanti 5 8 punti. Però ripeto, questi sono calcoli che facciamo eventualmente molto volentieri domani mattina in quella che speriamo possa essere una bella domenica, se oggi facciamo il nostro dovere fino in fondo. Vi dicevo sorprese Intanto, in porta c'è Tatarusano, come detto, eh, nelle ultime formazioni rispetto a quello che avevamo raccolto la vigilia che tutti avevano raccolto la vigilia. Nelle ultime due formazioni c'è sempre stata bene o male una sorpresa. Eh, chissà che non ci possa essere anche questa volta, però, salvo sorprese ulteriori, dovrebbe giocare appunto Tatarusano con Calabria a destra, con Tomori Romagnoli e a sinistra eh, Balloture. L'idea è. Mm, ho oh, oh Calabria non lo sposto in un'altra posizione non rinuncio al titolare a destra dovesse essere questa perché ripeto usiamo il condizionale A centrocampo per forza di cose che, eh, ci sono Benasser e Tonali ci fosse stato che sì sarebbe stato utile per magari mettere Benasser sulla tre quarti visto che Krunic che giocherà avrà bisogno, avrebbe bisogno di un po' di riposo visto che appena è rientrato ne ha fatte due una metà e una quasi tutta a destra, più Castieco di Salemakers, ma manteniamo il ballottaggio. Ci sta di coinvolgere di nuovo Castieco dopo il bellissimo secondo tempo col Verona e magari utilizzare a gara in corso Salemakers. Io personalmente, personalmente e mi piace muovere le critiche prima della partita perché quando le faccio poi spesso vengo smentito dai fatti. Eh, non, non sono un tecnico ma siamo tutti qui per, per parlare della nostra prima perché dopo è troppo facile. Personalmente avrei dato una chance ancora a Salem Akers con Castiego, che magari può essere un cambio più offensivo a gara in corso, il mio punto di vista. A sinistra Leao, per forza di cose, e poi là davanti la eh, sorpresa rispetto anche alla logica, ne parlavamo ieri nel video Camera Caffè con Michael Cuomo, che se non avete ancora visto potete andare a vedere, rispetto alla logica io mi sarei aspettato Giroud dall'inizio. E Ibra gara in corso per un motivo. Cioè, Ibra, se parte dall'inizio, il secondo tempo o lo devi togliere o rischia di avere la lingua di fuori. E se tu dopo un'ora hai bisogno di un cambio offensivo, si metti Giroud perché c'è perché Giroud soltanto in panchina, pellegrino in infiammazione. E cosa fai? Però togli Ibra, quindi rimani comunque solo con una punta. Dall'altra parte, se parti con, con Giroud, hai Giroud dall'inizio che può fare tutta la partita. E se le cose non si mettono benissimo metti anche ibra ne hai due a, ad assaltare l'area avversaria mi stupisce molto se come sembra giochi alla fine giocherà alla fine ibrahimovic anche perché con il, con il porto e confesso anche con il Verona una settimana fa non l'ho visto in forma straordinaria voi direte beh anche Giroud. Giroud mi sembra comunque un po più avanti decisamente più avanti Ibra dall'inizio è una sorpresa, dico. Urca, caspita, e vediamo se alla fine gioca lui come. Comunque sembra mi sorprende molto. E io dico che avrei fatto partire Giroud con Ibra poi subentrante. All'occorrenza li facciamo giocare tutti e due insieme nel finale. Ripeto, muovo la critica perché parlare dopo è troppo facile. E perché sono anche Scaramantico quando muovo delle critiche di questo tipo alla fine. Segna Ibra dall'inizio, eccetera, eccetera. Detto questo, voglio sentire anche la vostra nei commenti qui sotto e dico anche che però Ibra è abituato a stupirci. Ibra, quando aveva avuto la positività al tampone, eh, ricordate, era rientrato pronti, aveva segnato subito. Quindi Ibra è, è pronto per stupirci? Io spero di sì. Spero che con il porto sia entrato un po' con il freno a mano tirato, vista la difficoltà della partita. Spero che oggi gli possano arrivare tante palle e che da regola quando giochi segni. Eh, e quindi anche oggi, caro Ibra, tu devi segnare. Lo spero tanto, sono però molto sorpreso, lo confesso, da questa decisione. Che anche per logica, secondo me è un po' azzardata. Però ci fidiamo di Pioli, ci fidiamo di Ibra e dobbiamo fidarci comunque di questo Milan. Ragazzi, io ho un'astensione che sale minuto dopo minuto rispetto a 8 minuti fa. Sono ancora più teso. Voglio arrivare a stasera comunque in condizioni decenti perché farò la telecronaca QSVS. Ci vediamo poi nel video post partita. Magari ci rivediamo anche prima. E dico che è tosta: è tostissima, è difficile, complicata. Che se dovessimo portare a casa tre punti, fuochi d'artificio. Scrivetemi le vostre impressioni, ragazzi. Lasciate un, like e lasciate un like. Dai, 3000 like per una bella vittoria del Milan. E iscrivetevi qui numerosissimi, ragazzi. Andate a vedere il video di oggi, se vi va, o quello di ieri con Michael Cuomo. Un abbraccio, ragazzi.